Ma è grossissima! Ma cos'è? Ciao, ciao unicorni! Oggi c'è Andrea, quindi se magna! Se magna, se spacchetta, se challenge, no, non si challenge niente, però ma se magna! Se magna e se spacchetta, perché oggi abbiamo qui tre uova molto succulente, perché abbiamo fatti in casa da Benedetta, quindi l'uovo di Benedetta Rossi, e mia nonna la segue sempre, sempre, fatti in casa per voi. Poi l'uovo di Leo Toys. Leo Toys lo conosco, conosco anche la mamma, ci seguono sempre, quindi un bacio Leo Toys, che mi segui veramente da sempre. Con da sempre. Super sorprese da costruire, e vediamo. Sono molto curiosa. E poi io non vedevo l'ora di trovare quest'uovo della Paluani, della Toon, che ci sono le sorprese di Teddy e Friends, che è proprio fa parte della Toon. Ok. Non vedo l'ora. Ma da cosa iniziamo oggi? Allora, siccome io sono così gasata, così stra mega iper gasata, inizio dalla Toon, ragazzi. Okay. Non me ne vogliate, ma non devo so, iniziare dalla Toon. Non so cosa c'entri, però. Vabbè. Non lo so, cioccolato extra fondente. Questo non l'avevo letto. Chi a me piace? Sì, sì, ma qui ci stiamo dimenticando qualcosa. Dobbiamo salutare un dolce unicorno. Vero! Dobbiamo salutare Martina. Ciao Martina. Ciao, grazie Martina. Del bel messaggio. Grazie che ci segui ovunque. Mi raccomando, se anche voi volete essere salutati, cosa dovete fare? Dovete essere iscritti al canale, lasciare like a questo video e soprattutto lasciare tanti commenti giù inerenti al video e ovviamente anche alla vostra vita in generale e alle uova di Pasqua e al canale. E allora, al canale. Detto questo, quindi vediamo il primo uovo di oggi, ovvero Toon Paluani. C'è qualcosa scritto? No, scopri una delle fantastiche sorprese Toon Ted Frank. Quindi non è fondente, è extra fondente. Mamma mia. Non mi garba, raga. A me piace, non a me piace. Garba. Vabbè, allora, spacchettalo tu e io banzaio. Oggi mi sa che sono tutti fondenti quasi. Sì. Allora, via. Qui chi banzaia. Che carina la confezione con lo sacchiotto. Infatti, veramente la confezione è bellissima. Oh! È rotto. No. Allora, l'uovo è bello cicciotto, devo dire. Sì, è cicciotto, ma è anche scurotto. Cicciotto è scurotto. È super extra iper fondente. Mamma mia. Me lo papperò tutto io. Te lo puoi mangiare tutto tu. Allora. Più cioccolato per me. 3, 4, 5, banza. Ma dai. Da, hi, ha, hu, ha. Ma che carino! Ma che carino, veramente! Veramente! Che carino, ragazzi! Troppo carino! Hai finito! In francese! Ma... Lo sacchiotto! Non ce la posso fare se parla semifrancese, ragazzi! Collezionali tutti! Io ho trovato proprio quello esposto fuori! Della Toon! Che carino! No, vabbè, ragazzi! La cioccolata! Ho trovato... È finito! Ho trovato proprio Teddy! Ciao Teddy, ho trovato Teddy. Che bello però. Che carino, ciottone. Morbidoso. Ah, bellissimo ragazzi, no vabbè, adoro. Che bello. E poi c'è la scritta Teddy dietro, sì, è tutto bellissimo ragazzi. E la cioccolata? Mamma mia, è non super, la voglio assaggiare. Extra, mega, iper. Ragazzi, ne assaggio un pizzico per... proprio per... Buono, ora facciamo un bel barattolo, solo con quella fondente, tutta mia. Ragazzi, è super amara. Non c'è zucchero, è amara, eh. È super amara, però... Devo dire... Contentissima. Certo. Devo dire che è buona. Sì, è buona. Che carina, mi piace. E la sorpresa è pure troppo carina. Quindi, puliamo. Andiamo avanti. Col prossimo uovo, ovvero? Leo Toys. Vai, Leo Toys. Cosa si potrà trovare? Tante sorprese da costruire dal nostro Leo Toys della Dolphin. E a me piace costruire le sorprese, quindi quale migliore uovo? Mi piace la versione di Leo Toys fatto a cartone animato. Ok, apriamo l'apertura con il nastro. Riuscirò ad aprirlo? Sì, dai. Aiuto. Comunque, i costi di queste uova veramente risori. Comunque, l'uovo di Leo Toys è 5,99, 6 euro. La Toon è 9 euro. Questo qua è al latte. Ok, per la tua gioia. Già Leo Toys mi sta anche bene che è al latte. Quindi, posso fare... un buchino. C'è un buchino. Posso sbirciare?
Non si capisce. Non si vede niente. Allora, posso banzaiare sì, io? Sì, banzaia tu, hashtag banzaia. Banzaia! Vai! 3, piano, 2, vita, piano, vita, piano! 1, 0, meno 1, meno 2. Banzai! È gigante! Ma è grossissimo! Ma cos'è? Ma... Vedi, però questo è interessante. Ma cioè, è bellissimo, capito? C'è una macchinina da costruire, ma è grossa. Allora, questo è veramente molto interessante, devo dire. Io prendo dire. Pino. Sì, ma... Il fratello di Gennaro. Allora, assaggiamo intanto la cioccolata, così tu costruisci la sorpresa di Little Toys e io apro Benedetta. Ok, ok, ci sto. Assaggiamo. Mm. Ah, fallo buono in bocca. Perché? Voglio farvi vedere la sorpresa. Montata. Buona! Buona. Mentre Andrea... Ma è troppo forte. Ma scusa. Ma quanti pezzi? Ma che carino. Non ce la farò mai. No raga, ma c'è pure il coso per avvitare. No vabbè, le gomme. Wow. Leo Toys, guarda, gli hai dato tantissimo lavoro da fare. Ora te lo fai da solo. Ma è bellissimo. Sì, io non sono amante delle costruzioni. Quindi poi c'è il cacciavite. Ma che bello. Per avvitare. Che bello. E qui abbiamo fatti in casa da Benedetta. Super sorpresa firmata da Benedetta per te. Prova la ricetta. Con il cioccolato extra fondente. No, pure questo è cioccolato extra fondente. Non avevo letto. Comunque c'è pure la ricetta. Guardate, c'è il codice QR qua da scannerizzare col telefonino e ti dà una ricetta fatta proprio con il cioccolato fondente. Quindi secondo wow. me questo è una cosa molto molto interessante. E 250 grammi lo vado già a spacchettare mentre Andrea sta cercando di montare la sorpresa di Leo Toys. Ce la farò? Ce la farò! Dai, penso di sì. Che carino, ma ci sono le gomme. Stavo notando anche una cosa, ragazzi, che la confezione di Benedetta mi piace un sacco perché ha disegnato tutti gli utensili da cucina e dovete sapere, come già vi ho detto, che mia nonna esce pazza per Benedetta. Mia nonna qualsiasi ricetta fa, gli abbiamo anche regalato il libro di Benedetta e mia nonna sempre fa fatti in casa per voi, sempre ragazzi, ogni domenica appena, guarda Corinne, guardate cosa vi ho fatto, fatti in casa per voi. C'ho pure delle foto con mia nonna messa così, le mostrerò su Instagram, chi lo sa. Allora, il cioccolato è super scuro. Aiuto, aiuto. Questo spacchettamento mi piace perché Andrea sembra tipo quando hai una sorpresa che vuoi montare a tutti i costi. Infatti lui ce la sta quasi facendo. Guarda, mamma mia, vita, ma guarda che nero. Ma è fondentissimo. Extra fondente. Oh, però questo mi fa odore rispetto a quelli che abbiamo aperto però, l'altra volta. Se ce la faccio voglio un premio. Certo, ti lascio un like solo perché tu hai fatto questa cosa. Scusami, ma io devo banzaiare. Quindi si deve spostare perché io devo fare il banzaio. 3, 2, 1, banzai. No, che cos'è? La sacca a poche. Non ho una sacca a poche, raga. Ho trovato la sacca a poche. Bibi, che bello. Dov'è il taglierino? Pino. Dov'è Pino? Ma c'hai tu Pino? Pino, vieni qua. Ah no, aperto, aperto. È pure okay. Facile da aprire. La sacca a poche per fare... Carina! È pure fatta bene la sacca a poche, raga. Che bella! È una sacca a poche per fare dolci e c'è scritto fatti in casa da Benedetta. No, vabbè, sono tentata di regalarla a mia nonna, ma anche io voglio fare dei dolci. Che bella! Sì, è bella veramente. Ottima, ottima cosa da trovare. Cosa c'è qui dentro? Ma ci sono le ricette! Ma allora ci sono anche tanto... No, vabbè, raga. Ci sono un sacco di ricette all'interno. Tirami su nell'uovo di Pasqua al caffè. Tirami su nell'uovo di Pasqua alle fragole. Mamma mia, raga, ma buonissimo. E poi ci sono tante altre ricette dietro. La torta mousse al cioccolato con pe... No, vabbè, adoro, adoro, adoro. E poi c'è Benedetta che dice fatto in casa per voi. Bello, bello, bello. Sono contenta di questo uovo, di quest'uovo. Io assaggio anche se è strafondente. Guardate Andrea, ragazzi, che si è ammutolito. È concentratissimo. Ma ce la devo fare. Ma come si fa? Beh, il video sta finendo. Il video sta finendo. Ma scusa, anche il cioccolato della Thun era fondente? Sì. E perché questo mi piace e quello no? Niente, mi sa che non ce l'ho fatta. Metterà la foto su Instagram, ragazzi. Vabbè, ragazzi, dopo la pubblicazione del video, il giorno dopo metterai la foto su Instagram e taggerai pure Leo Toys. Ma ci mancava mezza macchina. 2 hours later. Allora, ma quindi ce l'hai fatta? Allora, ci proverò meglio perché è venuta un po' storta. Vabbè, vabbè, diciamo che ce l'ha fatta a metà. Allora, queste uova per me, se non fosse per il cioccolato fondente della Paluani, che mangiando cioccolato in Benedetta, no, scusami, e se ci sei stato 20 anni per montare una cosa,
Comunque stavo dicendo mentre Andrea mangia che una piccola delusione per il cioccolato fondente e la Paluani, perché il gusto non mi garba. Questo qui di Bennett invece mi piace, anche se extra fondente. E Leo Toys, secondo me la sorpresa è troppo carina e ti dà quella cosa di dover costruire, di dover fare. Quindi ottima cosa Leo Toys. Un punto veramente a favore. L'uovo è buono questo qua. Buoni tutti, noi vi mandiamo un grandissimo bacio. Super mega iper pucciolato. Fateci sapere quale di questi vi è piaciuto di più. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ci ricordi. Che bello la mia questa capoche. Bella, possiamo fare i dolci. Sì, puoi fare dolci. Come posso?